Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Emergenza coronavirus, il punto sulla situazione in Campania. Il nuovo decreto approvato dal governo ha ampliato l'uso del Green Pass nelle scuole, oltre che nelle università e nelle RSA. Le regole previste disciplinano l'accesso in ogni struttura del Sistema Nazionale di Istruzione e di Formazione. Oltre al personale scolastico, docenti, amministrativi e collaboratori, il nuovo decreto estende l'obbligo di possedere il Green Pass. Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la certificazione verde, si legge nel comunicato di Palazzo Chigi. Quindi anche i genitori dovranno avere il pass per entrare negli istituti frequentati dai figli. Le nuove norme fissate dal governo per la scuola restano in vigore fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza. Il decreto affida le verifiche al dirigente scolastico e ai responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative che hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Siamo in collegamento con il professor Giulio Tarro, virologo di fama internazionale. Salve, grazie per essere nuovamente con noi. Ben trovato, Teresa, professore. buongiorno. Allora, professore, insomma, questo Covid ancora ci preoccupa. Si parla adesso della terza dose di vaccino. Intanto non si è raggiunto con la campagna vaccinale l'immunità di gregge che speravamo si potesse raggiungere a luglio. Qual è la situazione secondo lei al momento? Quali sono i motivi di maggiore preoccupazione? Ma io direi, diciamo, i motivi di minor preoccupazione, che sono quelli che ci vengono forniti. Tanto per cambiare dagli inglesi. Infatti, gli abitanti del Regno Unito, come sappiamo, sono circa 66 milioni e 600 mila soggetti e l'88% della popolazione adulta ha ricevuto una dose di vaccino, mentre il 77% ha ricevuto entrambe le dosi. Quindi sono molto avanti in questa campagna. Io presumo che questo è un dato obiettivo dal momento che gli inglesi sono stati in grado di revocare col 19 luglio tutte le restrizioni e quindi consentendo alle persone di socializzare, viaggiare e tornare a lavorare negli uffici. Credo che come cifra abbiamo 8 milioni e mezzo di inglesi che non ha per giunta avuto alcun contatto col vaccino. E questo è importante l'interpretazione di questo dato, perché nell'ambito, per così dire, della liberalità è una scelta del governo inglese che dal 19 luglio appunto ha aperto a tutti e quindi sappiamo che il vaccino non protegge al 100%. Ma sono numeri normali, dobbiamo eventualmente chiederci perché ci sia questo rapporto in particolare nel Regno Unito diciamo, a favore dei non vaccinati che praticamente è da 9 a 1. Sappiamo benissimo che molti degli inglesi hanno fatto delle dosi, in particolare gli ottuagenari, i cosiddetti fragili, quindi presumibilmente abbiamo però una parte che non è stata vaccinata e in ogni caso dobbiamo tenere in considerazione questi numeri perché diciamo, i nuovi sistemi che sono stati utilizzati per la vaccinazione sono fatti in maniera tale da rimodulare gli interventi vaccinali. Ecco, questo penso sia importante sottolinearlo. E quindi a seconda dei dati raccolti si ragiona sugli altri interventi. Poi c'è l'aspetto, sempre per i vaccinati, di sentirsi liberi e lasciare le prerogative protettive seguite prima. Credo che il numero sia anche il risultato di questa situazione. Credo che questo appunto, finalmente questa libertà, per così dire, di essere vaccinati o meno, ma eventualmente diciamo, siamo nell'ambito di un paese che sotto questo aspetto insegna sempre agli altri. Loro sono i primi ad aver iniziato la vaccinazione, non dimentichiamoci, l'8 dicembre scorso, con la scelta degli ottuagenari e dei fragili, e quindi poi hanno continuato entro la fine
nel mese di dicembre, anche con associare al famoso Pfizer anche l'AstraZeneca e quindi in un certo senso ad avere un'ampia possibilità di intervento con entrambi i vaccini. Quindi secondo lei, insomma, anche le persone vaccinate devono comunque avere dei comportamenti corretti per evitare che comunque si crea nuovamente un alto numero di contagiati e quindi si rischiano eventualmente nuove chiusure? E beh, io penso che ormai diciamo, chi è vaccinato diciamo, si fa per dire tranquillo, però bisogna vedere anche che questa vaccinazione è stata mirata in particolare agli ottuagenari e ai fragili, quindi c'erano delle categorie, per così dire, sicuramente a rischio che a questo punto col vaccino sono protette. E però diciamo, questo non comporta che ci sia una vaccinazione. Perché voglio dire, in tutta la popolazione ci sono dei minimi, per così dire, che vengono considerati, che sono tali da poter tranquillizzare, per così dire, il resto del paese. Allora, si parla della terza dose, lei crede sia indispensabile la terza dose per tutti i soggetti già vaccinati o bisogna dare la priorità, o l'esclusività ai soggetti immunodepressi? Ma io presumo che lei ha detto una cosa molto giusta, che va ovviamente pensata e va poi chiaramente applicata. È chiaro che praticamente l'importanza di poter indicare queste vaccinazioni nell'ambito, per così dire, della possibilità di ognuno di poter o meno avere accesso, riguarda anche le famose varianti che per giunta sono particolari, per così dire, sollecitate proprio dalla distribuzione del vaccino. Il fatto stesso che gli inglesi abbiano scelto questa, per così dire, libertà di intervento permette eventualmente anche a quelli che rappresentano, per così dire, le normali, per così dire, controindicazioni che ci possono eventualmente essere, ma superate appunto dalla possibilità di poter avere, diciamo, la protezione delle categorie, per così dire, più soggette alla malattia, che ormai viene considerata non più una epidemia, ma ha un andamento, si fa per dire endemico, perciò non abbiamo più una diffusione, ma eventualmente in particolare colpisce certi soggetti che sono quelli che però vanno protetti appunto dai vaccini. Per quanto riguarda le donne incinte, lei consiglia la vaccinazione in stato di gestazione? Ma io mi riferirei ai bugiardini, dal momento che la vaccinazione in questa situazione andrebbe, diciamo, indicata per i soggetti che non hanno a che fare nulla con il concepimento, lo dice il bugiardino del vaccino. Quindi a questo punto è chiaramente, non dobbiamo tenere in considerazione che il bugiardino testualmente dice nessun rapporto, almeno ampio di 2 mesi per quel che riguarda soggetti che possono avere a che fare con il concepimento. Diciamo, dobbiamo solo leggerlo questo bugiardino. Perfetto, teme la riapertura delle scuole per l'aumento dei contagi? Ma assolutamente no, anche perché anche per le scuole dobbiamo tenere in considerazione che siamo di fronte a dei dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui chiaramente fino a 6 anni è esclusa assolutamente la possibilità di poter utilizzare eventualmente questo tipo di vaccinazione, soprattutto per quel che riguarda le famose mascherine. Lo stesso praticamente cioè, si va dai 6 ai 12 anni, in cui anche in questa situazione ci sono altre condizioni da dover tenere presente legate al meccanismo, diciamo, di azione del virus, e
quindi a questo punto dobbiamo lasciare, così dire, a un'età maggiore, che quella sopra i 12 anni, fino a, chiaramente, ai 17, che rientra con le prerogative dei soggetti che sono legati ovviamente all'autorità paterna, e quindi in un certo senso dobbiamo poi rinviare dai 18 anni in su alla libera scelta. Perfetto, noi la salutiamo, la ringraziamo, immagino che sia stata per lei una doppia soddisfazione il risultato di Napoli-Juve con uno stadio finalmente con i tifosi. Beh, i tifosi finalmente sono stati premiati, e d'altra parte non è la prima volta che, diciamo, succede questo, e quindi è sempre stato, dai tempi in particolare di Maradona, sempre una bella lotta finalmente per un primato che eventualmente, senza un grande come Maradona, difficilmente si può, per così dire, vivere. Certo, noi la ringraziamo e le auguriamo un buon lavoro, arrivederci. Grazie altrettanto. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato prima in visita al carcere di Nisida e poi a Rione Terra di Pozzuoli. Prima la visita al carcere di Nisida, poi a Rione Terra di Pozzuoli. Ha incontrato i ragazzi dell'istituto minorile il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato questa mattina, che ha affidato loro un messaggio: occorre costruire una nuova strada dopo aver curato le ferite. Il capo dello Stato ha poi incontrato gli operatori della Fondazione Regina Pacis, che lavora nel recupero e per il reinserimento sociale di giovani e donne dell'area penale nella cattedrale del Rione Terra a Pozzuoli. Mattarella, accompagnato dal ministro per la giustizia Marta Cartabia e dal presidente della giunta regionale della Campania De Luca, è stato accolto dal vescovo di Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella. Ed è una condivisione di un progetto in cui si dà attenzione alle persone che in un modo o in un altro sono emarginate, anche perché probabilmente si sono anche autoemarginati, ma questa certezza che diciamo ci viene dal dire che anche i ragazzi che sono a Nisida o le donne che sono qui a Pozzuoli possono trovare strade diverse. Il Presidente della Repubblica ha poi ascoltato brevi testimonianze sul progetto Puteoli Sacra, animato dalla Fondazione Regina Pacis, del direttore della Fondazione e cappellano dell'Istituto Minorile di Nisida, Don Gennaro Pagano. Significa una possibilità in più per far comprendere a tutti che il riscatto per i giovani provenienti dagli istituti penali, dal carcere di Pozzuoli nel nostro caso e dal carcere di Nisida, è non soltanto una possibilità ma è un dovere. Ad alcuni metri di distanza dal cordone di sicurezza a Pozzuoli sono arrivati questa mattina anche i disoccupati del movimento di lotta 7 novembre, con lo scopo di rappresentare al presidente le loro istanze. Con loro una delegazione dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli, che da mesi lottano contro la chiusura decisa dalla multinazionale americana. Le tute blu hanno consegnato una lettera con la quale chiedono sostegno e vicinanza per la loro battaglia. Omicidio a Torre Annunziata, un agguato di camorra in pieno giorno. Ucciso con 3 colpi di pistola mentre era sulla piazza davanti alla chiesa di Sant'Alfonso a Torre Annunziata. È stato ucciso così Francesco Immobile, 35 anni, già noto alle forze dell'ordine. Dopo l'agguato di camorra avvenuto nella zona sud della città, Francesco Immobile sarebbe stato caricato su un'auto privata e portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Un tentativo di salvargli la vita, tanto disperato quanto vano, visto che il 35enne è morto per le ferite gravissime. Sul luogo del delitto, la zona del piazzale davanti alla chiesa di Sant'Alfonso dei Liguori, sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia e i carabinieri, che indagano sull'episodio di chiara matrice camorristica per effettuare tutti i rilievi. Al momento non è escluso che l'omicidio possa essere collegato alla sparatoria avvenuta sempre a Torre Annunziata. Un altro pregiudicato di 57 anni è stato ferito con 2 colpi di pistola, gambe e glutei. La scarcerazione di alcuni personaggi di spicco legati alla criminalità organizzata locale, in un contesto già particolarmente compromesso come quello di Torre Annunziata, sta avendo un effetto nefasto, quello di scatenare una guerra fra fazioni rivali per il controllo del territorio. A parlare il sindaco della città, Vincenzo Ascione, dopo i 2 agguati. E sabato un altro omicidio, questa volta nel centro storico di Napoli. Un uomo è caduto sotto i colpi di pistola tra i vicoli di Napoli, in Vico Fico, al mercato.
Si tratta di Salvatore Astuto, 57 anni, pregiudicato, ucciso con almeno 20 colpi di pistola. Astuto è caduto in un'imboscata, raggiunto dai proiettili, esplosi con ogni probabilità da più armi, per lui non c'è stato scampo. I sicari hanno colpito incuranti della presenza in strada di numerose persone. L'uomo stava percorrendo Vico Fico quando ha incrociato i killer. Sul posto i carabinieri che stanno analizzando le telecamere di sorveglianza in zona e raccogliendo eventuali testimonianze dei presenti. Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale per le prossime amministrative. Ricordiamo che si vota per eleggere il sindaco di Napoli il 3 e il 4 ottobre. Al lavoro anche Rossella Solombrino, candidata a sindaco per il Movimento Equità Territoriale. Entra nel vivo la campagna elettorale di Rossella Solombrino, candidata a sindaco di Napoli per il Movimento Equità Territoriale. 14 candidati nella lista che la sosterranno nella corsa verso le urne del 3 e 4 ottobre. Durante un'iniziativa pubblica nel centro storico di Napoli, Rossella Solombrino ha illustrato i punti della sua proposta incentrata sulla giusta ripartizione per regioni dei trasferimenti statali e sull'utilizzo dei fondi del PNRR. L'elemento fondamentale, cioè la coscienza dei napoletani che finalmente viene fuori, in una coscienza in cui si dice non siamo noi che non siamo in grado, non siamo noi quelli sbagliati, non veniamo messi nella condizione di essere in grado. Quindi facendo in modo che dati e fatti parlino per noi e non attraverso programmi che non sono reali oppure informazioni non reali, ma affinché il napoletano comprenda che finché la situazione è questa, finché non ci sarà realmente un candidato sindaco che metta al centro la sua esigenza e la voce, che sia la voce del cittadino, purtroppo non potrà mai cambiare nulla. Andar Manforte alla candidata sindaco, l'europarlamentare Pier Nicola Pedicini e lo scrittore Pino Aprile, autore del bestseller Terroni, rispettivamente presidente entrante e uscente del Movimento Equità Territoriale. Il ritardo di sviluppo del meridione è proprio all'attenzione dei piani nazionali. L'Unione Europea ha varato un piano di ripresa e resilienza che mira a ridurre, anzi a eliminare, le diseguaglianze territoriali di genere e generazionali. È il primo obiettivo, sono le priorità generali di questo piano. Il piano nazionale italiano non corrisponde esattamente, anzi per niente, a questi obiettivi, e quindi noi ci stiamo attivando in tutte quante le sedi per fare fronte a questo. A Bologna c'è molta attenzione su questa roba che viene da sud. Cioè è la prima volta che accade, non il contrario, cioè normalmente il sud fa la politica che detta il nord. L'equità territoriale, non avendo base territoriale, paradossalmente, perché riguarda i diritti di tutti. Siamo in collegamento con Stefano Caldoro, capo dell'opposizione in Consiglio regionale per il centrodestra. Salve, grazie per essere nuovamente in collegamento con noi. A voi, salve. Allora, una situazione molto particolare, quella che stiamo vivendo per le elezioni amministrative. Si vota, lo ricordiamo, il 3 e il 4 ottobre per eleggere anche naturalmente il sindaco di Napoli. C'è molto fermento chiaramente tra i candidati, c'è il problema delle liste, il centrodestra un po' litigioso. Lei cosa ne pensa di questa campagna elettorale, di questo inizio di campagna elettorale? Perché poi insomma ci sono ancora molti giorni per decidere il futuro della città di Napoli. Sì, hai ragione, nel senso che ormai la campagna elettorale è partita, mettiamo alle spalle tutte le difficoltà che ci sono pure state nella formazione delle liste, devo dire un po' in tutti gli schieramenti, quindi per un motivo o un altro. Quindi entriamo in campagna elettorale, parliamo della città, dei programmi e rendiamo credibile la scelta del sindaco e della coalizione. Quindi noi come centrodestra siamo molto fiduciosi per la scelta di Maresca, una persona con una posizione chiara, netta, per il bene della città, e la coalizione del centrodestra che deve vincere dopo 30 anni, e questo dobbiamo ricordarlo in ogni occasione, 30 anni di malgoverno della sinistra. Forse il candidato a sindaco Catello Maresca aveva visto giusto sin dall'inizio, bisognava insomma percorrere la strada della presentazione di candidato civico senza simboli e senza infiltrazioni dei partiti, perché forse in questo momento a danneggiare Catello Maresca sono proprio alcuni partiti della coalizione? No, i partiti anzi hanno fatto quello che dovevano fare, hanno fatto le liste, sostengono, i partiti sono fondamentali, quindi questo sono sempre dell'idea, non l'ho cambiata, che il mix migliore, tenere insieme
la forza dei partiti politici, delle tradizioni politiche, che sono, come vedi, inevitabili anche in campagna elettorale da entrambe le parti. Ormai c'è di fatto un bipolarismo, quindi questo non può, in una grande città come Napoli, non esistere. Esiste in Italia, esisterà per le future elezioni politiche non è sostituibile. La forza dei partiti e della politica è fondamentale. Però deve esserci poi l'innesto, come è giusto che sia. Intanto io dico soprattutto del candidato sindaco, che è un'espressione sicuramente non partitica, quindi civica come Maresca, che ha una capacità di sintesi. Questa non sempre riesce, è la maniera migliore, però ora siamo in campagna elettorale, dobbiamo mettere tutti in campo a lavorare. La Lega danneggia o può in qualche modo agevolare Catello Maresca, viste insomma le discussioni, le polemiche che ci sono state all'inizio e che ancora continuano insomma a serpeggiare all'interno della coalizione? No, Salvini ha sempre detto che sostiene con lealtà e forza Maresca, l'ha detto dal primo giorno. La Lega ha avuto un problema tecnico sulla presentazione della lista, ma speriamo intanto che il TAR recuperi tutte le liste che sono state escluse per motivi anche, diciamo, più cartacei che sostanziali, ecco, diciamo, di carattere molto formale. Però vediamo, cioè, ci affidiamo al giudice amministrativo. Per il resto non c'è dubbio che l'elettore della Lega e di Salvini è sosterrà Maresca. E c'è il problema dei Fratelli d'Italia, insomma, che ritiene che forse il candidato giusto sarebbe stato Rastrelli e non Catello Maresca. Anche questa, insomma, è una spaccatura che forse, considerando insomma il momento particolare, non fa bene alla coalizione di centrodestra. No, lasciamoci alle spalle, sono dell'idea che dobbiamo lasciare alle spalle tutte le polemiche che ci sono state, in parte anche fisiologiche. Ora siamo tutti, la Meloni ha confermato in maniera molto chiara e netta, ma anche i dirigenti locali dei Fratelli d'Italia, che si vota Maresca e basta, si votano i simboli di partito, ognuno ha la sua bandiera, quindi questo sarà fatto con lealtà. Però mi permetto di dire, aprirei una questione più seria, che non è solo anche le schermaglie all'interno del centrodestra, che è questa situazione veramente ai limiti della correttezza istituzionale, ma molto di più, vorrei usare anche parole più forti, cioè quello che sta succedendo tra De Luca, la regione, il potere regionale, il potere improprio dei denari, dei soldi, del ricatto che mette in campo la regione nei confronti del candidato sindaco del centrosinistra Manfredi, che tenta di difendersi, ma vedo molto timidamente prendere distanze. Ma quello che ha messo in campo De Luca in maniera impropria sulla città, tentando di comandar lui, dicendo quello che il comune deve fare. Ma avete ascoltato la conferenza stampa del presidente della regione che dice: faremo l'hub dei trasporti qui, il palazzo della regione è lì, e il lungomare sarà gestito così. Cioè ha fatto delle vere e proprie delibere del comune di Napoli, cioè si sostituisce lui di Salerno, presidente di regione, vuole fare di fatto col ricatto dei soldi. Dice già quello che deve fare il comune di Napoli, cioè non i cittadini napoletani, non decidono i cittadini napoletani. Quindi, non decide secondo il sindaco lei, di quindi, Napoli, secondo, non decide il consiglio. Quindi, secondo lei, insomma, per la posizione istituzionale del governatore, sarebbe stato bene che in questa campagna elettorale avesse un profilo più basso, un po' più defilato? No, lui può avere tutti i profili che vuole, ma non può fare cose illegittime, irregolari, sbagliate. Cioè si vuole sostituire al comune e ai cittadini napoletani? Questo è competente. Chi? Allora, su Napoli decide Napoli. E non è che decide il presidente della regione da Salerno che bisogna fare l'hub dei trasporti dove dice lui, o il palazzo della regione, o l'ospedale nuovo per il pediatrico. Allora, premesso che le iniziative sono tutte scritte, l'hub sui trasporti si deve fare, l'ospedale si deve fare, ma decidono i napoletani dove e come farlo, mica lo decide la regione. E poi sia chiaro, quelli non sono soldi della regione e non sono soldi di De Luca. Quelle risorse la regione ce l'ha come, posso fare un esempio, quando uno va in banca, no, lo sportello bancario, la tua banca, non è che decide come spendere i tuoi soldi, li tiene lì, ma sono i tuoi, è come se una banca si appropria dei soldi di un cliente che ha il suo conto corrente e con i suoi risparmi e decide di spenderli la banca, non li puoi utilizzare tu, ma decide la banca come usarli. La regione non ha soldi propri, questi sono finanziamenti e risorse per Napoli, per la città di Napoli, e quindi non può decidere De Luca, lo sportello bancario, come spendere i soldi di chi li tiene là solamente perché li deve tenere in giacenza presso la propria banca. La regione è un po' una grande banca
Però è cosa diversa, i soldi sono dei cittadini napoletani. Questo è uno scandalo e sarebbe opportuno parlarne di più. Vedo che invece si parla prevalentemente delle questioni interne alle liste, dei problemi, per l'amor del cielo, che anche giornalisticamente sono interessanti. Ma questa vicenda è veramente una vicenda che rende non credibile, ecco, voglio dire, questo scontro a sinistra fa capire che la situazione veramente è senza gestione, quindi non ci possiamo fidare di una coalizione che non presenta un candidato sindaco che decide, ma decide un presidente della regione di Salerno. Caldoro, ho trovato un punto in comune tra lei e il sindaco uscente De Magistris, che ha sempre fatto una battaglia proprio sul modo di gestire i soldi, la regione, da parte di De Luca. Detto no, mi permetto di dire che De Magistris ha parole, ma nei fatti non è riuscito a contrastare questo modello. Aveva tutti gli strumenti per farlo. Io una volta consigliai pubblicamente, credo anche attraverso una vostra trasmissione, che io se fossi stato sindaco di Napoli, il presidente della regione avesse fatto un atto improprio, sarei andato alla giustizia amministrativa a bloccare i provvedimenti, come sul trasporti. L'ANM, i trasporti napoletani, sono falliti perché De Luca ha salvato solo la società regionale EAV, tra l'altro l'ho salvata io perché i soldi li feci arrivare io, ma non li ha destinati per la parte che doveva destinarle al trasporto napoletano. E questo sarebbe stato necessario contrastarlo, non a parole, ma con i fatti. Mi dica un'ultima cosa prima di salutarci. Ovviamente molti politici alla domanda dicono: noi non crediamo ai sondaggi, però insomma, stando ai primi sondaggi, Catello Maresca sarebbe intorno al 20%, il candidato Manfredi molto più avanti. Non c'è il pericolo, secondo lei, che a sorpresa ci possa essere un terzo incomodo e magari Catello Maresca rischia di non arrivare al ballottaggio? Ma intanto ci sono altri sondaggi che portano Maresca oltre il 30, quindi bisogna vedere poi qual è il sondaggio a quale facciamo riferimento, perché devo dire ci sono sondaggi che danno differenze molto grandi. Poi c'è il 49% di cittadini napoletani che non rispondono. Beh, quindi quando c'è il 50% che ancora non ha deciso, beh, ogni sondaggio, devo dire, ha un valore molto limitato. Noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, arrivederci. Grazie, grazie per l'ospitalità. Il Napoli, capitanato da mister Spalletti, convince e batte la Juventus al Diego Armando Maradona 2-1 con un gol di Kalidou Koulibaly. Insomma, l'allenatore Spalletti sembra che abbia trovato una buona quadra tra la squadra e la città. Secondo me l'ha fatta la saggezza della squadra, nel senso che è rimasta compatta dopo aver dato l'opportunità alla Juventus di passare in vantaggio e non ha perso la testa, perché in due o tre occasioni ci siamo un po' allungati e loro poi sono ripartiti in due o tre occasioni, però poi siamo stati sempre in equilibrio e abbiamo tentato di forzare il passo e non ci riuscivamo, perché loro come blocco squadra si abbassavano, tornavano bene tutti lì davanti l'area di rigore a presidiare quella zona di campo dove vengono le giocate importanti. Se non tu riesci qualche volta a fare queste imbucate sulla tre quarti, diventa difficile, tu fai sempre per vie esterne, ma loro hanno un blocco difensivo che tutti conosciamo, insomma, ecco. Poi nello stretto diventano dei leoni. Con un as qualche cosa di più abbiamo fatto, ma soprattutto con questi due uomini a metà strada all'inizio del secondo tempo, dove siamo potuti arrivare a mettere diverse palle dentro, a mettere questi cross. Infatti si è battuto moltissimi calci d'angolo e la pressione però è stata abbastanza costante, nel senso che volevamo tentare di entrare, volevamo fare la partita. Ecco. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, un piacevole pomeriggio. Ci ritroviamo come di consueto nelle prossime edizioni di Telebomero Notizie. Arrivederci.